Bene, saluti a tutti, benvenuti in questo webinar sui nuovi mestieri che emergono dall'ICT, dalla combinazione, dal binomio tra l'ICT e matematica. Do subito la parola al professor Claudio Bernardi della Sapienza dell'Università di Roma. Sì, buonasera, benvenuto a tutti. Io sono Claudio Bernardi dell'Università Sapienza. Vi porgo il benvenuto a questo seminario di orientamento che è stato organizzato pensando in particolare agli studenti degli ultimi anni degli licei matematici del Lazio. In realtà poi il seminario è aperto a tutti, quindi benvenuto a tutti i presenti. Due parole sui licei matematici che sono stati avviati nel Lazio nel 2016. Sono circa 5 anni e in effetti ora, quest'anno scolastico, 2021, si conclude il primo ciclo dei licei matematici. E quindi è il momento giusto per parlare di orientamento. Orientamento alle scelte universitarie, orientamento al futuro lavoro. Cosa vuol dire orientamento? Ci sono almeno due aspetti. Capire le proprie inclinazioni per ciascuno studente, capire le proprie aspettative, i suoi desideri. E dall'altra parte capire quali sono le richieste e le esigenze della società. Se il primo punto è difficile, il secondo è ancora più difficile, perché la società sta cambiando e quindi le esigenze sono mutevoli. Tra le caratteristiche tipiche del liceo matematico, lasciatemi citare soltanto due molto rapidamente: l'abitudine al lavoro in collaborazione, questo può essere utile per un lavoro domani, e il tentativo di accostare la matematica alle altre discipline, con una costante attenzione agli aspetti culturali. Questo pomeriggio è curato in collaborazione tra l'Università Sapienza, Tor Vergata, Roma 3, quindi saluto la professoressa Francesca Tovena di Tor Vergata e il professor Andrea Bruno di Roma 3. Già che ci sono, ringrazio anche la dottoressa Ilaria De Angelis che ha curato in maniera egregia il supporto che sta curando in maniera egregia il supporto tecnico. Poi devo ovviamente citare e ringraziare Net Group che ha proposto questa iniziativa e l'ha curata e l'ha sviluppata. Quindi cedo subito la parola all'ingegner Giuseppe Mocerino, che è il presidente di Net Group, che poi introdurrà gli oratori. Grazie Grazie. professor Bernardi e grazie di nuovo a tutti per l'intervento. È un momento particolarissimo che stiamo in qualche modo attraversando, che ovviamente parlare di lavoro e di nuovi mestieri in questo momento storico è qualcosa di estremamente delicato, ma allo stesso tempo abbiamo l'obbligo di reinventare e soprattutto avere uno sguardo rivolto verso il futuro. Siamo in una fase di emergenza pandemica e dobbiamo, quello che ci aspetterà, quello che abbiamo all'orizzonte, sarà sicuramente un mondo diverso, un mondo inesplorato. Dovremo ovviamente fare tesoro degli errori commessi in questi anni, molti errori commessi, ma allo stesso tempo, dal mio punto di vista, non dobbiamo illuderci di riprendere le vecchie abitudini. Noi non possiamo ricostruire, noi dobbiamo in questa fase reinventarci. E quindi si attiva quello straordinario processo che in qualche modo ha seguito l'evoluzione del genere umano, che sono le rivoluzioni. Vedete, la rivoluzione è caratterizzata sempre dalla distruzione di tutti i paradigmi precedenti. Ed è un processo in cui saltano tutti gli schemi esistenti. Nelle rivoluzioni scientifiche, io dico sempre, non si aggiunge un mattone a quello che si è già scoperto. Ma soprattutto questa rivoluzione ha una caratteristica molto forte che forse ancora più evidente rispetto alle precedenti. E cioè che è indistinta, colpisce tutti, senza distinzioni, è planetaria. Soprattutto è irreversibile. Irreversibile, non si può tornare indietro. E quindi questo è qualche cosa che in un certo qual modo può essere addirittura pericoloso.
ma l'aspetto più determinante dal mio punto di vista è che questa rivoluzione che stiamo vivendo e che stiamo attraversando e che siamo agli albori di questa fase di trasformazione è imprevedibile. Bene, consentitemi, forse imprevedibile è poi la caratteristica anche un po' più fastidiosa. Non c'è possibilità di effettuare una pianificazione nel medio-lungo periodo. E dal mio punto di vista, questa caratteristica sintetizza una frase in cui, un concetto più che una frase, in cui il futuro si può definire che non è più quello di una volta. L'orizzonte si restringe, la capacità di visione si restringe e tutte quelle che sono in qualche modo le mappe a noi conosciute che ci hanno accompagnati in questi anni sono scomparse, non esistono più. Il futuro non è più quello di una volta. E questo è l'elemento più forte, a mio avviso, che crea purtroppo quello che è la precarietà rispetto alle professioni di un tempo, perché abilita e in qualche modo va a spingere verso di noi una serie di domande. La prima: quale sarà la mia attività lavorativa tra qualche anno? Quale sarà soprattutto, cosa capiterà ai nostri figli? Che lavoro faranno? Oggi non siamo, dal mio punto di vista, neanche in grado di immaginare nemmeno la metà dei possibili lavori futuri. È sicuramente un fenomeno generazionale che riguarda anche noi e che riguarda anche quello che noi lasceremo ai nostri figli. Però in questa fase noi dobbiamo interrogarci in maniera veloce, in maniera pragmatica, nel capire quali sono gli strumenti che noi dobbiamo porre in essere per affrontare questo nuovo futuro. Vedete, fino alla fine degli anni 90 tutto era abbastanza semplice, c'erano mestieri e professioni più o meno note e conosciute, c'erano in qualche modo quelle che davano maggiori garanzie rispetto ad altre, le famiglie investivano, facevano studiare i propri figli, con in qualche modo la promessa che se si fossero applicati potevano raggiungere dei traguardi o dei risultati. C'erano anche dei canali, delle vie di fuga, delle reti di salvataggio. Bene, oggi non esiste tutto questo. Oggi siamo al cospetto di nuove sfide, perché sfido chiunque a immaginare il futuro lavorativo dei propri figli. Quindi il futuro non è più quello di una volta, vuol dire che c'è un cambio totale di paradigma, come la caratteristica abilitante dei processi rivoluzionari. Per capire in qualche modo come dobbiamo comportarci, si dovranno in qualche modo adottare strategie molto diverse, strategie che dovranno essere collocate in un alto livello di incertezza. Ma è proprio in questo alto livello di incertezza che si annida la parte più predominante dei processi rivoluzionari. Ma soprattutto dobbiamo capire quali sono gli strumenti che dobbiamo mettere in pratica per poter affrontare questa rivoluzione. Siamo di fronte a quello che viene definito dalla letteratura la quarta rivoluzione industriale, la denominazione 4.0, quando si parla di nuovi modelli dell'industria, di nuovi modelli di gestione dell'informazione. In realtà è il punto zero che permette di riconoscere le caratteristiche di questa rivoluzione. Il punto zero vale a dire la digitalizzazione delle nostre vite. Noi 4.0, a questa rivoluzione, insomma, storicamente sono precedute tre. Le prime tre sono passate da quello che può essere la macchina a vapore della metà del Settecento, poi la seconda per l'elettricità e il petrolio, fino alla terza per l'introduzione dei primi personal computer e della conquista dello spazio. La vera caratteristica di questa rivoluzione industriale è il web, la rete.
dove per rete si intende soprattutto la possibilità, per la prima volta nella storia dell'umanità, di confrontare beni e servizi, lavorare, studiare su scala planetaria, indipendentemente dal luogo in cui si risiede e dalla lingua parlata. È cambiato soprattutto il meccanismo tra la domanda e l'offerta. Prima di questa rivoluzione, chi offriva aveva più informazioni di chi domandava. Immaginiamo Amazon. Chi acquista su Amazon riesce in qualche modo ad avere delle informazioni disponibili su ampia scala e riesce a decidere. E il compratore oggi è in possesso di molte più informazioni sul bene rispetto a quello che è il venditore. Tutto questo ha sconvolto e sconvolgerà ancora di più il mondo economico e quindi quello del lavoro. Bisognerà formare e aggiornare nuovi professionisti. Vedete, nei prossimi 3 anni, come dato di Confindustria, a livello globale, l'evoluzione del mondo del lavoro determinerà la nascita di 133 milioni di nuove opportunità occupazionali, a fronte però di 75 milioni di posti di lavoro che saranno destinati a scomparire. Si stima che solo in Italia, per i settori per i nuovi mestieri, nei prossimi 3-4 anni, 3-5 anni, ci sarà bisogno di 2,5 milioni di occupati in più. Secondo questo studio, il 75% delle imprese italiane dichiara che per far fronte alla crisi, nei prossimi 6 mesi, non 6 anni, 6 mesi, dovranno essere messi in campo azioni di trasformazione delle competenze del personale già presente in azienda. Fondamentale quindi, come faceva riferimento il professor Bernardi, l'acquisizione di nuova conoscenza, sia tecnica che trasversale, tanto per gli studenti quanto per i professionisti della formazione. Si parla di soft skill. Immaginate che i soft skill sono destinati ad avere un impatto determinante sulle retribuzioni, fino a incrementare uno stipendio di oltre il 40%. È ovvio che, e questo, come dire, è uno dei temi centrali di questo incontro, è che esiste una grave criticità che è rappresentata dalla distanza che separa le competenze richieste dal mercato con quelle proposte dai programmi scolastici e universitari. E questa frattura impatta in questa fase negativamente sia sui lavoratori delle aziende private, delle industrie private, ma anche su quello che è il processo di digital transformation della pubblica amministrazione italiana, frenando ovviamente quello che è il processo di crescita dell'intero paese. Porto un dato rispetto al nostro settore. Nel settore ICT il gap, la differenza tra domanda e offerta di competenze, quindi tra quello che il mercato richiede e quello che in qualche modo la risposta al mercato, c'è una differenza del 118%. Le professioni del futuro, il 60% dei nuovi lavori sono completamente da reinventare. Qual è il profilo del lavoratore o del mestiere del futuro? Il profilo è quello di un pensiero computazionale. Il 65% di coloro che entreranno nel mondo del lavoro entro il 2025 eseguirà lavori che oggi non esistono. Quali sono le caratteristiche di questi lavoratori? Avere un tipo di lavoro molto eclettico, con diverse competenze e allo stesso tempo con diverse competenze. Era richiesto un pensiero computazionale che dovrà essere in grado di tradurre grandi quantità di dati in concetti astratti e di capire, di interpretare il ragionamento basato sui dati. Si attiverà un nuovo modo di pensare il lavoro dal punto di vista tecnologico, culturale e organizzativo, un modello di lavoro che dovrà ovviamente promuovere la collaborazione uomo-macchina, abilitare nuove competenze, nuove esperienze, supportare l'ambiente di lavoro che non sarà più quello necessariamente fisico, ma avremo un'agilità e una duttilità
nell'individuare quelle che sono le postazioni di lavoro. Abilità ovviamente di connettersi, di ragionare in un modo critico. Queste figure, da un punto, secondo una classificazione europea, definite STEM, quindi tutte quelle che sono addetti che riguardano tecnologia, elettronica, scienze e matematica, nei prossimi 3 anni noi avremo necessità di 4 milioni di nuovi professionisti con queste caratteristiche culturali. Veniamo a un tema, diciamo, a noi vicino, che è quello proprio della matematica. La matematica, come un tema che fino a qualche anno fa aveva come sbocco professionale pochi elementi di impatto. Bene, faccio un esempio. Una delle figure professionali che già esiste e sarà di fortissima richiesta nei prossimi anni è quello del data scientist, che è una figura professionale che si occupa dell'analisi dei dati. Io dico sempre che la matematica è l'arte di dare lo stesso nome a cose diverse. L'essenza della matematica ovviamente non è quello di rendere le cose semplici complicate, ma è quello in qualche modo di rendere le cose complicate semplici. Data scientist, che cos'è? È di che cosa si occupa? Si occupa di statistica, calcolo probabilistico, analisi armonica della teoria dei segnali, analisi numerica e di ottimizzazione delle basi dati. Questa analisi deve in qualche modo abilitare la strutturazione degli algoritmi che devono alimentare la machine learning, cioè appunto questi sistemi di intelligenza artificiale che devono essere alimentati. Vedete, negli ultimi 10 anni c'è stata una crescita enorme delle reti informatiche e soprattutto della capacità di memorizzazione dei dati. Sono stati in qualche modo, vengono acquisiti milioni e milioni di dati al minuto. Ogni giorno in tutto il mondo si scambiano circa 500 miliardi di email. Questo ovviamente genera una quantità di dati enorme che riescono ovviamente devono essere interpretati. È un fatto innegabile che viviamo in un mondo ovviamente globalizzato, in cui avere a disposizione una grande mole di informazioni può essere sicuramente utile, ma devono essere interpretate nella maniera corretta. I big data sono una risorsa importante in tantissimi ambiti, dalla sicurezza alla sanità, all'assicurazione, alle banche, al controllo delle pubbliche amministrazioni. Secondo alcune definizioni, e quindi ci torniamo al concetto della rivoluzione, siamo al cospetto di una rivoluzione scientifica in cui la possibilità di poter estrarre conoscenza attraverso analisi di grandi moli di dati avrebbe addirittura creato un quarto paradigma, cioè una nuova metodologia scientifica che si aggiungerebbe a quelle già esistenti. Si passa dal modello sperimentale all'approccio matematico a quello computazionale. E per aggiungere una quarta gamba rispetto ai modelli di simulazione scientifica tradizionali, che è quella della simulazione numerica, dove possiamo arrivare addirittura a sostenere che ormai le grandi quantità di dati a disposizione rende il metodo scientifico obsoleto. I megabyte, i terabyte di dati ci consentono di dire che la correlazione è sufficiente. Possiamo smettere quindi di cercare o simulare modelli. Non è più necessario studiare teorie generali. Prendiamo dei dati da internet e effettuiamo un'elaborazione veloce all'interno di un nostro algoritmo e abbiamo in qualche modo una risposta alla nostra domanda. Le aziende di commercio elettronico adottano l'offerta dei prodotti, adattano l'offerta dei prodotti alle esigenze dei singoli clienti, analizzando
i precedenti acquisti fatti e quindi le preferenze di acquisto degli acquirenti. L'ambito medico si è visto, soprattutto Moderna, il vaccino Moderna, che è un vaccino che l'unico vaccino che non è stato ideato e prodotto da un'azienda farmaceutica, ma un'azienda di biotecnologie, che attraverso il confronto della sequenza genetica delle persone affette da Covid-19 è riuscito in qualche modo a simulare, secondo un modello comparativo informatico, il vaccino e quindi a generare poi la terapia. Però io dico sempre che questa grande disponibilità è sicuramente un aspetto positivo, un aspetto potente, un aspetto determinante, ma potrebbe in qualche modo non garantire, non essere sufficiente. Perché i dati in qualche modo in questione sono tanti e soprattutto sono rumorosi, cioè non sono strutturati. I dati sono rappresentati da un numero enorme di variabili, di cui poi chi effettua questa analisi deve ben comprendere come interpretarle. I dati poi, soprattutto questo tipo di dati, hanno una particolarità: cambiano rapidamente nel tempo, quindi il campione può non essere rappresentativo rispetto a quello che è l'ambito di riferimento su cui dobbiamo in qualche modo applicarlo. Quindi vedete, benché questi algoritmi che abilitano queste macchine di intelligenza artificiale, che io chiamo scatole nere, hanno un approccio tipo bottom-up, noi dobbiamo scendere nella comprensione degli algoritmi su una conoscenza specifica dei dati che vogliamo analizzare. Quindi non possiamo fermarci a una semplice correlazione. E qui l'analisi del matematico. L'analisi dei dati richiede competenze trasversali in cui la matematica svolge un ruolo centrale, soprattutto fornisce quel linguaggio universale per descrivere astrattamente i modelli, studiarne le caratteristiche, le proprietà statistiche e allo stesso tempo mettere a disposizione tecniche di calcolo avanzatissime per risolvere gli algoritmi di previsione. Quindi non sempre avere a che fare, spesso ci sono moltissimi esempi che ci fanno capire che avere a disposizione un'enorme mole di dati, dobbiamo partire dal presupposto che occorrono delle regole di analisi ben chiare in cui la matematica e i metodi matematici rappresentano quel giusto approccio di normalizzazione. Vedete, ci sono molti esempi che mostrano come la correlazione non sia sempre sufficiente. La correlazione tra il numero, esempio, dei pirati e la temperatura media della Terra sono due dati che non hanno nessun tipo di relazione, però fanno parte di questo grande contenitore. La correlazione tra il consumo di cioccolata pro capite e il numero dei premi Nobel presenti in un dato paese sono dati che noi abbiamo come disponibilità, ma non hanno nessun tipo di correlazione, quindi è un dato non rappresentativo. Mi viene in mente l'esempio del matematico Rascher del tacchino, che in qualche modo ci fa capire di come sia profondamente sbagliata la visione del mondo scientificamente basata solo sulle osservazioni. Ebbene, Rascher faceva l'esempio del tacchino in cui osservava l'orario in cui veniva portato il cibo tutti i giorni al tacchino e stabilì che ogni giorno il tacchino, indipendentemente dal tempo meteorologico e dal giorno della settimana, il cibo gli veniva portato alle ore 9. Dopo N osservazioni, quindi reiterate N eventi in cui questo tacchino in qualche modo veniva alimentato nella stessa ora, concluse che una legge della natura è che i tacchini vengono nutriti tutti i giorni alle 9 di mattina.
Purtroppo c'è un'inferenza, c'è un dato che fa cadere tutta questa sequenza, cioè che si rivelò falsa alla vigilia di Natale, quando quella mattina il tacchino fu prelevato per essere servito al banchetto di Natale. Allora, questo esempio di Russell ci fa capire che non basta mettere insieme i dati, ma occorrono, come dire, approcci matematici per la normalizzazione e per la corretta lettura. La scienza è fatta di dati, come una casa è fatta di mattoni, ma i dati non sono scienza più di quanto un mucchio di mattoni sia per una casa. Quindi se noi prendiamo il mattone da solo e non ha una giusta correlazione rispetto ad un progetto, rispetto, come dire, a una sequenza numerica corretta, non ha significato. Quindi nuovi mestieri, nuovi modelli di formazione e soprattutto la matematica rappresenta e rappresenterà un elemento di straordinaria centralità rispetto ai nuovi mestieri. Grazie. Se non ci sono domande, passerei la parola a Mr. Kreiner. Thank you. I'm happy to be here and to speak with you. I hope my Italian sounds good for you. And anyway, I will try to let you know a bit about the cyber world and how fascinating is the cyber, which relies a lot on mathematics. Actually, everything that I'm going to tell you now, the stories, the battles against hackers, operating other hackers versus other hackers, it is all based on mathematics, and it doesn't matter if you're talking about artificial intelligence, if we are talking about programming, if we are talking about databases, it is all about mathematics. So let me start by telling you that I'm a computer engineer. I learned a lot of mathematics, of course, in order to be an engineer in that field. But I also have background in physical security. I was an air marshal when I was a student, used to fly with a gun under my jacket in airplanes, and I have a black belt in karate. And why is it, why I'm talking about it? Because when you talk about cyber, and when you talk about cyber and a threat for businesses, then it's a mixture of all together. So how come cyber involve physical security? Let's say that you have a business, and in your business you have security cameras. Security cameras are looking around and telling you what's the matter on the fences if somebody is trying to get in. But it also can tell you if there is suddenly a station that being turned on in the network of the company, but the person that is behind that station, the employee, he didn't get to work. How do you know that he didn't get to work? Because there is an access system that he didn't pass his card, or he didn't enter through the gate, and the camera in the gate didn't see him passing in. So then you have an alert, and you say, all right, there is somebody that is dealing with a station in the network. This is probably an attacker that comes from outside. The nature of cyber weapon is very different from the nature of guns, of knives, and other physical weapons. Why is this so different? First of all, because cyber weapon is very fast. It goes in the speed of light. No other weapon can get to that speed. Then you can split it into many, many warheads. I can launch an attack on different thousand targets in one click on a button. That I cannot do with any missile.
with any gun, with any cannon. Remember, there was an attack about 3 years ago, which was called the WannaCry. WannaCry spread to 200,000 targets. Actually, it was in 200,000 computers with a matter of hours. There's no weapon in the world that can spread or can split itself to 200,000 targets at the same time. And remind that I can hit a missile with a virus. I cannot hit a virus with a missile. I say it again. You can hit a missile, a strategic missile with a virus. You cannot use any strategic missile against any virus, which means the cyber weapon is much stronger and it's much harder than the physical weapons. And beside of that, you can hit with a cyber weapon, you can hit any kind of target that you like. If you want to hit an airplane, you need to use missile. If you want to hit a tank, you need to use a tank. If you want to hit a person, you need to use a gun or something like that. But if you want to hit with a virus, you can hit a satellite, you can hit a Navy ship, you can hit a submarine, you can hit a tank, you can hit a jet plane, you can hit whatever you want with the same virus, with the same software, you can hit all those targets. Remember, I talked about WannaCry 2 minutes ago. WannaCry hit the biggest marine company in the world, the Norwegian Maersk. It make a damage of about $500 million, and people say even more than that to that company. But it also hit the health system of the United Kingdom. Many hospitals stopped to make surgeries when they were hit by the WannaCry virus. The company Renault, Nissan, they stopped producing cars because they were hit by a virus named WannaCry. The same weapon hit a naval marine company, hospital, and a car maker at the same time. And I'll tell you, it was in a matter of hours. Close to Italy, you know, the country of Belgium. In Belgium, there is a fabricator, there's a company that fabricates micro memories, small memories for the computer industry, which is called the X-Fab. X-Fab was hit by a ransomware attack, and it was closed for 2 weeks. For 2 weeks, a company that produces for half a billion, $500 million a year, couldn't produce nothing because they were hit by a ransomware attack, which also ransomware attack is a very fascinating thing. You know, when we speak about crime, crime is mostly local. You know, if you have a shop in Via Veneto in Rome, then probably somebody, if there is a criminal that's threatening you, is close to you. He lives in Rome, maybe in the suburban of Rome. But if we are talking about ransomware, then the criminal can sit in Australia and still can hijack your business, and there's nothing you can do about it. You are not going to run to Australia to find him. So what will you do? If you have, if you have been attacked by a cyber criminal, are you going to go to police? You think the police have the capabilities to defend your business? Are you going to speak with army general? Does the army have the power to defend your business? Which organization in Italy is going to defend if you have a company, a business, a shop in Italy? The only way that you can defend your business is if you defend it by yourself, if you go to a kind of a cyber company, a security company, a civilian one, that will help you, because you are not going to get any help
from the organization that belongs to the state. This is very weird about cyber. This is something that if a criminal attack me in the street, I will call the police. If he will try to get in my house, I will call the police. If somebody from outside will try to hit Israel, I don't know, for one of our enemies in the neighborhood, you know, we live in a tough neighborhood, then we have our IDF, the Israeli Defense Forces. But if there's a criminal or a terrorist sitting somewhere in the world and attack my business, I have no defense against him. He can be at my business in the speed of light. And this is very curious about business. And it doesn't matter what is the motivation of the hacker, of the attacker. You know, I will tell you now 10 motivations of hackers to hit your system. The first one, maybe they want to hit the administration. I don't know, maybe they will, hit the electricity company. So you won't hit, you won't have electricity, and you will blame the government for that. Then maybe there will be a motivation damage the national security. Then somebody will try to do an espionage, you know, to steal secrets of the state. Maybe there will be a motivation of terror, just from terror reason. And of course, there's the motivation of crime. There are many criminals over there that will try to do ransomware effect or will do to or try to hijack your business just because they want to get money from you. And then there is the motivation to steal intellectual property. It is very relevant in this year, especially in 2020, because the number of cyber attacks on companies like Pfizer, Moderna, AstraZeneca, and all the others that try to find cure or vaccine to coronavirus, to COVID-19, was huge. Amazing. A lot of people tried to find the formula or tried to steal the formulas from those companies because they wanted to produce their fake vaccines, you know, and sell it to other ones. And then there's the business espionage. People are trying to hack into companies, you know, to their lawyers, to their accountant, in order to steal the business secret. Because if I know that my competent is going to sign a contract with another company, maybe I will try to steal that contract and sign the contract instead of him. And of course, this is the protection, and maybe and all kind of ideology. Doesn't matter if it's political ideology or if you believe in green and you want to hit a company that harmed the earth. So just to talk about the last motivation, this is the motivation of revenge. And maybe this is the most dangerous motivation, because if you have an embittered employee in your company and you fire that employee, then the employee has the know-how and he has the motivation. First of all, he knows where are the weak points of the company. Second, he knows where are the secrets of the company. And third, if he was not dealt as he should be, then he might still have an access from somewhere to the company. And if he was wise, before he got fired, he prepared what is called a backdoor in the company network in order to get in after he was fired and do whatever he wants inside. Something very interesting about the weapon, cyber weapon or the cyber space. This is an asymmetric battle between the defenders and the attackers. And why is that? Because the defender has a lot to defend. He needs to be prepared for all kinds of attacks. But the attacker needs only one success. If he succeeded once, then he can get all the information that he wants, or he can fulfill all the aims or the targets that he wanted to reach.
The second asymmetric is that attacker has no rules. He doesn't care if your business is in Italy or your business is in Israel or somewhere in the world. He pay no attention to any rule. But if you are an Italian business, then you obey the Italian laws and the European laws. If you are in Israel, you obey the Israeli laws. So your hands are tied, while the hands of the attackers are not tied at all. And last asymmetric is that the cost of the tools or the weapons for the attacker are very low comparing to the cost of tools to the defender, because I can take about 4 or 5 talented guy, buy some 5 laptop, put them together in one room or in one apartment, and after a month I can tell you I will have a very, very strong cyber weapon in my hand. And with that weapon, I can make a lot of harm. But if I want to defend, and you need to defend against all the hackers, it actually brings the CEO and the chairman of a business company to become a general. But CEOs and chairmen and directors in a company, in business company, they are not trained to be general in battlefields. They are trained to make more revenues and bring profits to their stakeholders. But they don't know what is the meaning of taking decision in a battlefield. And I can tell you from my own experience, I've been in many battlefields, both in the physical world and in the... I was a Navy SEAL when I did my military service. And I can tell you that the difference between a cyber battle and a physical battle is that in cyber battle, you just don't hear the bullets running near your ears. But these are the same decisions that you need to make when you are there. Just to give you an example, let's say that there was a cyber attack, and somebody said, all right, we are in a battle now. We need to take some emergency steps. And now you, as the CEO, need to say, okay, this is great. We've done with the attack. We go back to normal situation. And then the next day, there's another cyber attack. What will you say to your board members? Sorry, I made a mistake. We are closed again for 2 weeks. No revenues. We're gonna lose money this year instead of being, what you say, I don't have a profit and loss, I just have loss report to give you. So I hope, you know, in that short time that I was able to talk a bit about cyber, and I hope you will be very good with your mathematics stuff, because this is what is behind all the things that I was just talking about. Thank you very much. Anzali, Professor, there are many questions which are arriving, but there is one specific for you. It's by Robby Dagan. He asks, how important is mathematics studies to the ICT future engineer in cybersecurity sector? Very, very important. Actually, all cyber studies and all the business of studies is lie on the basics of mathematics. If you do with artificial intelligence viruses, then you deal with convolutions of matrix. You need with a high mathematics. You need it everywhere. I can tell you, this is the best base for future cyber. And it doesn't matter if you deal with encryption, with elliptic curves or with random numbers, everything is mathematics. Thank you. Thank you, Mr. Crane. Passo la parola alla professoressa Daniela Mainenti, direttore della formazione IMCA Italia.
Bene, grazie, grazie a tutti voi e desidero ringraziare in particolare il professor Bernardi che è il nostro padrone di casa quest'oggi e l'Università Sapienza ma anche la Università Tor Vergata per questo momento importante di condivisione di saperi e di esperienze su un tema così tanto importante e interessante soprattutto per i più giovani e in particolare per i ragazzi che stanno frequentando i licei matematici. Desidero anche ringraziare il professor Kreiner in particolare da Tel Aviv che è collegato con noi con appunto l'ICT, l'Institute of Counterterrorism della Università EDC di Erlizia, con la quale la fondazione YMCA ha un'importante relazione di partenariato che è partita con grande passione e con grande voglia di fare proprio all'inizio del 2020. Ma soprattutto desidero prima di entrare nell'argomento che cercherò insomma di illustrare anche in qualche modo per dare risposta ad alcune domande che stanno arrivando durante il nostro incontro, voglio per prima cosa ringraziare l'ingegnere Mocirino e NetGroup che ha pensato di avviare questa iniziativa comune. Si tratta di una vera e propria sfida, quella che vogliamo portare avanti insieme, e qui inizia proprio un percorso in tandem legato a una formazione dedicata e specifica proprio per un profilo che in questo momento nel mondo del lavoro è particolarmente richiesto, un profilo che è quello dell'analista del tecnico in cyber security e in cyber crime. In realtà la Fondazione YMCA già da tempo e in realtà da più di 5 anni, la Fondazione YMCA Italia sta dicendo quale luogo di sintesi della formazione universitaria, soprattutto per l'alta formazione, per le attività post laurea di specializzazione. La Fondazione YMCA, di cui io sono il direttore nazionale, è una realtà globale. È una realtà globale presente prevalentemente, molto radicata nei paesi anglosassoni, negli Stati Uniti, dove ha fondato le più prestigiose università statunitensi, ma è molto presente anche in Europa e è davvero anche un ufficio di osservatore presso l'ONU ed è una realtà che ha festeggiato a maggio 2019 i 175 anni di vita nel luogo della sua fondazione a Londra. Ha una storia straordinaria, una storia che le ha regalato anche un premio Nobel della pace nel 1946 ed è anche una realtà che ha fondato moltissimi sport. Ha inventato la pallacanestro, ha inventato la pallavolo e di conseguenza ha valorizzato moltissimo la crescita, la formazione dei giovani, sia infra diciottenni sia anche universitari. Ed è proprio in questo quadro formativo che è indirizzato ai ragazzi delle scuole superiori e ai ragazzi che devono intraprendere appunto la loro scommessa universitaria che la Fondazione YMCA ha deciso di impegnarsi proprio nell'ottica, e questo è un po' il tema che ho scelto per l'incontro di oggi, delle concrete opportunità professionali per una società 4.0. Perché ho detto il luogo della sintesi? Perché la Fondazione YMCA Italia ha avviato dei percorsi di collaborazione sia sul piano scientifico sia sul piano della formazione post laurea appunto con prestigiosissimi atenei italiani. E proprio con Tor Vergata che oggi è presente in questo incontro, la Fondazione ha un accordo quadro con l'Università Partenope di Napoli, con l'Università Uninettuno, che è la prima università telematica del nostro paese ed è tra le prime 9 al mondo. Quindi stiamo parlando di realtà davvero importanti. Importanti anche quelle con le quali la Fondazione ha rapporti a livello internazionale. L'IDC è un esempio, l'Università Ariel di Tel Aviv, ma anche lo Springfield College negli Stati Uniti
MIT e anche Temple University, un'altra prestigiosa università. Qual è il senso di questi accordi? Il senso è di legare il sapere universitario su determinate professioni particolarmente richieste dal mercato del lavoro e quelle legate alla formazione scientifica lo sono, così come è stato anticipato dai relatori che mi hanno preceduto, e legarli anche con le richieste delle aziende. Net Group è un esempio luminoso di un'azienda strategica su temi strategici per il nostro paese, per il nostro futuro, ma che ha la necessità di ottenere un riscontro dal punto di vista di profili, di formazione, che i tempi ormai così tanto liquidi di una società che cambia rapidamente, lo abbiamo visto nel corso del 2020, se pensiamo a noi stessi anche soltanto 12 mesi fa, a causa di questa terribile pandemia che ci ha colpito a livello mondiale, è come se pensassimo a un tempo infinito, più di 10 anni probabilmente. E quindi l'investimento che un giovane, che una famiglia deve fare su un percorso universitario di 3-5 anni o addirittura poi successivamente specialistico, non può non tenere conto del fatto che dal momento in cui ci si immatricolerà al momento in cui ci si laureerà, la società che andrà a incontrare il giovane non sarà la stessa di quella del suo punto di partenza universitario. E quindi il punto di sintesi che una fondazione come questa vuole cogliere è proprio il fatto che durante il percorso formativo universitario lo studente possa, e già comunque creando le basi sin dal liceo, possa avere le opportunità di lavoro, le opportunità professionali attraverso una rete di aziende che scommette e che investe anche sulla sua formazione. Per cui sono state sviluppate e consolidate tutte le attività legate alle borse di studio chiaramente improntate a una selezione del merito. E soprattutto abbiamo cercato di dare risposta a quello che la Fondazione, soprattutto a livello europeo, ci ha chiesto in qualche modo di realizzare, e cioè un profilo, e qui rispondo a chi vedo una domanda, quali sono i nuovi lavori del futuro. Certamente il management delle emergenze, e non soltanto perché adesso viviamo in un periodo terribilmente emergenziale, ma già prima sicuramente dello scoppio della pandemia tutti noi eravamo particolarmente sensibili alle emergenze climatiche, tutte sensibilità che non sono comunque finite a causa dell'emergenza sociosanitaria che stiamo vivendo. Le emergenze climatiche, dicevo, che tanto hanno interessato i giovani, i più giovani, ma anche le emergenze legate anche agli eventi catastrofici, appunto ai terremoti, piuttosto che le emergenze umanitarie, le emergenze legate alla sicurezza. Il professore correttamente ha anticipato quanto la nostra società sia così tanto vulnerabile ad attacchi di tipo criminale, di tipo terroristico, e attacchi che possono essere assolutamente rapidi e anche con pochi strumenti, e quindi con dei software particolarmente sofisticati possono creare dei danni immensi a settori sensibili di un'intera società. Ecco che la diffusione, diciamo, delle informazioni così, e queste connessioni così importanti che ci legano non solo come sistema paese, ma anche come rapporti sovranazionali e transnazionali, diventano assolutamente importanti, soprattutto per un profilo di professionista del futuro, che pertanto non è tanto del futuro, ma di cui si è c'è un'estrema necessità anche adesso, che sia anche pluridisciplinare. Pluridisciplinare che cosa vuol dire? Vedete, io sono una giurista, per esempio, sono un docente di diritto processuale penale, mi occupo di processi penali, ma il processo penale comparato, quindi una conoscenza che abbraccia anche i sistemi processuali dei sistemi diversi dal nostro, come quello anglosassone, pensate per esempio al processo all'americana, come lo vediamo in molta cinematografia, piuttosto che in questi giorni di estrema attualità, sono le notizie che ci giungono anche da processi che
vengono celebrati, che so, in Russia piuttosto che in Egitto e quant'altro, bene, la conoscenza comparata anche di questi ambiti comporta evidentemente una competenza anche pluridisciplinare, e il nostro paese durante questa pandemia ha dovuto fare i conti con un passaggio al digitale anche delle professioni apparentemente meno scientifiche, più umanistiche o più sociali, come è il caso appunto del diritto, evidentemente di cui si comprende la necessità appunto di profili che abbiano una base matematica molto, molto forte, molto solida. E quindi un matematico, conoscenze matematiche sono quanto mai richieste anche nell'ambito del diritto. Immaginate ormai a certi automatismi che ci possono essere sui contratti autoeseguibili piuttosto che sulla proprietà intellettuale delle aziende, poco fa si faceva cenno proprio a questo, e quindi la protezione dei dati della produzione industriale, soprattutto dei dati immateriali che possono essere oggetto di scambio e quindi di particolare interesse per il giurista, per non parlare poi del tema del giorno, e cioè il tema della giustizia. Quanto può essere veloce la giustizia nel nostro paese se massicciamente ottimizzata attraverso l'uso della tecnologia e l'uso informatico, ma vi rendete conto nello stesso tempo quanto possano essere vulnerabili questi dati? E quindi il management di questi dati, la gestione di queste competenze è un profilo che va necessariamente coltivato e formato in un percorso universitario che noi abbiamo iniziato a progettare attraverso un corso di laurea dedicato che appunto si chiama Global Governance del Mediterraneo, un corso di laurea triennale dove all'interno vengono ripresi proprio i concetti della matematica, ma anche concetti più ampi, concetti legati alla gestione delle regole, concetti legati all'economia e quindi anche alla cyber security e alla cyber crime. Bene, tutto questo all'interno di strutture universitarie che vengono messe a disposizione anche dei nostri partner e quindi nelle nostre relazioni con gli Atenei, di cui ho appunto citato, e che consentono a una presenza circolare dei professori presso le nostre strutture che appunto vengono invitati, è una dimensione sicuramente internazionale. Io vorrei provare a farvi vedere esattamente attraverso una condivisione di una presentazione così, vediamo se riusciamo a mostrarvelo. Se riesco. Ecco, spero che riuscite a vedere. Spero che lo schermo si possa condividere. Ecco, se riuscite a vedere, ecco, a pieno schermo. Ecco, ecco qui. Ecco, così giusto per rendervi conto come i campus della YMCA sono organizzati esattamente nello spirito anglosassone. Questo è il nostro campus a Roma e quindi all'interno la possibilità di poter organizzare dei corsi altamente specialistici e come quello appunto sulla cyber security che con NetGroup stiamo portando avanti con la collaborazione dei docenti della IDC.
Siamo nella zona dell'EUR e questa è proprio la nostra struttura, mentre questo è il campus universitario di Catania, dove tra l'altro ci troviamo proprio di fronte alla playa, abbiamo anche le nostre residenze universitarie, oltre che le strutture sportive e il nuovo arrivato che è il campus di Anagni, vicino Roma. È chiaro che lo sport è uno degli elementi importanti della vita universitaria che è presente nel campus, ma anche lo sport è legato anche alla tutela dei dati, alla tutela della gestione delle società sportive. Questi sono alcuni luoghi dove le nostre lezioni si svolgono e anche le nostre attività appunto legate anche alla vita di campus e quindi anche alla nostra residenzialità alberghiera e alla residenzialità degli studenti. E il mondo YMCA è un mondo globale, un mondo fatto di giovani che condividono le loro esperienze e questa dimensione internazionale per noi è importantissima. In Europa siamo presenti in 22 federazioni, vedete bene, tantissimi paesi hanno al loro interno una federazione YMCA e tutte sono impegnate a coltivare i rapporti con il mondo universitario. Noi stessi siamo inseriti in un'international coalition con le università che vedete bene qui indicate e che consentono agli studenti che frequentano i corsi nella nostra struttura, corsi tra l'altro condivisi con le università, appunto in questo caso con cui abbiamo rapporti in Italia, di circolare attraverso programmi condivisione di studenti all'interno della International Coalition. E per i ragazzi che avevano chiesto prima che tipo di percorso universitario può essere individuato e che sia davvero al passo di questi profili a cui ho accennato, questo è un esempio del nostro Global Governance del Mediterraneo. Come vedete bene, un percorso di laurea triennale estremamente pluridisciplinare. È evidente che questa è la scommessa, che noi vogliamo portare avanti e nel frattempo aziende così illuminate come NetGroup hanno fornito l'opportunità di poter concretizzare questo percorso che evidentemente è non solo scientifico, non è solo di collaborazione universitaria, ma è una collaborazione che deve necessariamente avere una sponda anche nel mondo del lavoro. L'idea è di una società in qualche modo, quella 4.0, quale è quella che vediamo delinearsi, addirittura libera dal lavoro. I tempi del digitale, vedete, noi in questo momento siamo collegati e siamo tutti spazialmente distanti, ci consente di ridurre il tempo della nostra attività professionale e pertanto questo vorrà dire un profilo manageriale, un profilo professionale sempre più collegato con l'utilizzo della tecnologia e con la protezione dei dati, soprattutto per quanto riguarda gli ambiti più sensibili. Immaginate per esempio che tipo di protezione ci può essere oggi all'interno di un ospedale, quanto delicati possono essere quei dati. Posso citare un esempio fra tutti: si sta discutendo delle patenti, diciamo così, vaccinarie per poter accedere a determinati servizi. Anche su questo incominceremo a ragionare di regole. E anche su questo dobbiamo ragionare di protezione dei dati e quindi come questi dati possono essere vulnerabili rispetto a coloro che hanno intenzioni opposte. È evidente che sono competenze di cui si è grandissimo, da cui ci si attende moltissimo, competenze le cui basi scientifiche devono essere disponibili anche, ripeto, per le professioni più tradizionali.
Ritorno al tema del diritto. In questo momento, anzi, c'è proprio un bellissimo testo del professore Richard Susskind che descrive l'avvocato del domani. Ecco, l'avvocato del domani sarà sempre di più un avvocato che dovrà gestire informazioni tecniche, informazioni di base scientifica, matematica. Sempre più la sua vita sarà legata alle probabilità, per esempio di vittoria in un processo, le probabilità che gli consentiranno di ottimizzare al meglio il proprio lavoro. Immaginate il lavoro delle assicurazioni, quanto mai delicato. E quindi queste competenze, quelle che verranno fuori anche dal corso che è in programmazione, che partirà proprio il 1 marzo, potranno trovare ottimi sbocchi anche all'interno di studi professionali, anche legali, anche economici, anche di contesti non squisitamente matematici e scientifici, perché di questi profili c'è grande richiesta in questo momento e necessità e grande opportunità. E quindi il nostro lavoro, il lavoro proprio di collegamento, ribadisco, con le università italiane con cui abbiamo stabilito degli accordi e i nostri rapporti internazionali, ci consentono di offrire ai giovani che volessero intraprendere percorsi sia universitari sia post universitari di specializzazione, di poter anche studiare e lavorare, perché avranno da noi la possibilità di essere inseriti in azienda. Ultimo elemento che mi sento anche di citare, perché questo può essere utile ai ragazzi che ci stanno sentendo: il mondo della comunicazione, del giornalismo, anche quello è un contesto che va valorizzato. Noi abbiamo in questo momento avviato anche una scuola internazionale di giornalismo investigativo e digitale, e così come con IDC abbiamo sviluppato questo ambito sulla cyber security e sul cybercrime, sul giornalismo investigativo e digitale c'è un network straordinario dei giornalisti investigativi che sono esattamente coloro che sono stati impegnati nella famosa inchiesta di Panama Papers, per cui hanno vinto il premio Pulitzer. Ecco, questo coprire aree apparentemente diverse ma legate da questo fil rouge della competenza informatica, della competenza matematica, della competenza scientifica, anche, ribadisco, in campi insoliti, questa è proprio la scommessa della fondazione. Abbiamo trovato in NetGroup uno dei partner ideali e sono particolarmente fiera di avviare con loro questo lavoro, e sono particolarmente felice che il professor Bernardi e la rete con i licei matematici ci possa in qualche modo anche coinvolgere in questo lavoro, spero fertile e utile da portare insieme. Grazie intanto per lo spazio e siamo a disposizione per poter avviare delle collaborazioni. Sì, grazie. Io ho raccolto tutta una serie di domande che sono arrivate durante le relazioni e ne raccolgo la prima, che si potrebbe riassumere in una domanda, poi faccio scorrere quelle specifiche, che rivolgo all'ingegnere Mocerino. E molti chiedono, per esempio questo Alessandro Maiorana dice, si chiedono tutti cioè che tipo di nuovi lavori emergono e stanno emergendo. Quindi dice, l'analisi dei big data sono applicati maggiormente in quali campi? Non c'è c'è l'esclusione di nessun campo, tutte le professioni, aziende pubbliche e private hanno necessità di analizzare una grossa mole di dati che deve supportare il proprio business e le proprie attività. Faccio un esempio: piano traffico per un piccolo comune, l'analisi del flusso della viabilità dell'amministrazione consente all'amministratore, al politico, di elaborare un corretto piano traffico, quindi analizzando le ore di punta, quelle che sono in qualche modo le arterie di traffico, c'è la possibilità di supportare. Quindi modelli matematici che predittivi per applicare, per migliorare la vita del cittadino. Quindi
La risposta è i big data e l'esigenza di queste figure professionali non ha un limite di applicazione da un punto di vista né di settore né tantomeno di opportunità. Grazie ingegnere. Un'altra domanda che mi sento di rivolgere a lei, ma forse io e Claudio Bernardo da matematici forse abbiamo anche da dire, e comunque faccio dunque, c'è questa Sara Gallo che ci dice: si è detto che gli studi matematici sono molto importanti per ricoprire ruoli professionali negli ambiti della data science e della cyber security. Ma perché un'azienda dovrebbe preferire un matematico ad un informatico o ad un ingegnere informatico per ricoprire ruoli in questi ambiti? Bene, è una vecchia questione, quindi risponderò in maniera molto chiara. Sono due professioni diverse, quindi non significa preferire l'uno all'altro. Il matematico ha una forma mentis, ha la forma mentis giusta per poter in qualche modo decodificare le informazioni utili da trasferire all'informatico per sviluppare e progettare le piattaforme software secondo le modalità corrette. Quindi non c'è l'uno o l'altro, è la combinazione dei due. Perfetto. E qui c'è una domanda proprio diretta. Posso aggiungere un attimo solo? Io vedo nella mia visione, è chiaro che ciascuno studente arrivato a fine superiore può preferire di fare ingegneria, informatica, fisica, matematica o un altro corso di laurea che è totalmente diverso e deve seguire le sue inclinazioni, questo ovviamente. Deve essere però anche abbastanza aperto e flessibile. Una cosa che io vedo nel matematico come tipo, come caratteristica peculiare del matematico è sapere porsi problemi in maniera anche abbastanza ampia. Saperli poi anche risolvere, ma saperceli porre, prima cosa. Il matematico è la persona che di professione si sa porre problemi e quindi rientra bene negli schemi che sono stati descritti dalle varie relazioni di oggi. Ok, grazie. Sì, mi permetto, anche se non dovrei, ma anch'io credo che sia un po' la metafora tra il software e l'hardware. Nei corsi più di base, matematica, fisica, si impara a porsi domande e si diventa così un po' anche indipendenti dal flusso del tempo, in maniera che non occorra poi quell'aggiornamento continuo che magari deriva da chi impara una tecnica e a porla. Ok, qui c'è una domanda diretta per il professor. Scusa Andrea, mi permetto di agganciare un'ultima cosa che hai detto. Qualunque lavoro, qualunque corso di laurea voi scegliate, non pensate assolutamente che una volta fatto il corso di laurea avete finito. Sapete tutto quello che vi serve per la vita. La formazione si continuerà. Scusa Andrea. No, grazie. To Professor Kreiner, which are work opportunities in cybersecurity in national organizations? And what studies would you suggest to become a cybersecurity expert? Well, there are a lot of opportunities in national organizations. First of all, each one of the defense and the police forces has a cyber unit in its structure. Everybody needs to, first of all, defend its network. The police need to defend its network because many attackers, many criminals want to get in. All the governmental ministries need to defend their network from the same reason. Likewise, all the national organizations. Besides that, the police need to have very strong cyber capabilities if they want to compete with the criminals, because it's not enough to defend your network. You need to understand what your opponents can do, how do they use, because you know a lot of criminals now use Telegram as a social media for communicate between themselves, because this is highly secured. I'm sure you heard about the dark web, where you can find
lot of crime suggestions because it was developed to help dissidents in countries where they don't have free communication to talk with the West. But now criminals understood that they can use the Tor, the browser named the Tor, and they use it to conduct their activities. So the police need to have first to defend its network and then to have cyber capabilities in order to act in that region. And the studies that I would suggest is, first of all, be good in mathematics. If you'll be good in mathematics, you can start with any domain of the cyberspace that you want to work in. Second, be a good programmer. If you're a good programmer, then you'll have a lot of opportunities. I can tell you the situation in Israel. There are, at every moment in the last 10 years, at least 500 startups each minute that deals with cybersecurity. I myself was a founder in four startups like that. So there are many opportunities over there in governmental and in private organizations. Non mi sembra di averla già posta. Per Luigi Caruso, credo questa la rivolgerei all'ingegner Mocerino. Quale sarà la vera rivoluzione nel mondo del lavoro in Italia nei prossimi anni? Rivoluzione è un modo diverso di concepire il lavoro, è un modo diverso di lavorare. Cambieranno le retribuzioni, il modello retributivo cambierà completamente, cambieranno in qualche modo i modelli di ingaggio, perché cambierà la fisicità, quindi tutto quello è già lo studio a livello comunitario, nuovi modelli, nuove architetture di contratto che consentirà al lavoratore di guadagnare di più, di avere più interlocutori come datore di lavoro e perché no di portare avanti anche più mestieri diversi o contigui. Grazie ingegnere. E l'ultima domanda la rivolgerei al professor Bernardi, perché molti chiedono due o tre domande che riassumo, perché so che insomma anche lui per la Sapienza, come anche io per la Matrice, ci occupiamo anche di orientamento. Gli studenti, insomma, sono arrivate un paio di domande che riassumerei in questo. E prima di tutto, come si fa a capire qual è la propria attitudine, quindi come si fa a scegliere il percorso di studi? E poi chiedono in generale che tipo di professione sono poi svolgono i laureati nelle discipline scientifiche, ma in generale chiedono anche matematica, fisica, ingegneria. Tra l'altro chiedono che percentuale di disoccupati, anche se ho risposto già in chat, nel senso che siamo qui riuniti per dire anche che nelle discipline di tipo STEM, e chiederei anche al professor Bernardi di specificare, ecco, bene che cosa sono, c'è grande richiesta di lavoro, no? Mi sembra che lo stesso ingegnere all'inizio parlava di grosso divario tra domanda e offerta in questi settori. Sì, non ho molto da dire. A livello, parto dall'ultima cosa, a livello di disoccupazione nelle discipline di tipo scientifico, matematico, ingegneristico ce n'è molto poco. Molta poca di disoccupazione. Può esserci uno sottoccupato, uno che fa un lavoro che non soddisfa pieno, questo capita, che non è ben retribuito. Per resto anche voi ragazzi conoscete i vostri amici, i vostri compagni. Il disoccupato laureato in una materia scientifica che si vuole dar da fare, un lavoro lo trova. Questo è, direi che sia fuori discussione.
capire il proprio orientamento, e questo è più difficile di quello che si creda. Troppe volte, gnosis auton, dico bene? Ci sono studenti che di liceo classico non mi possono correggere, forse. Conosci te stesso, è la cosa più difficile. Ecco. Però uno vede, anche quando sta a scuola, non soltanto quali sono i suoi risultati, le discipline in cui riesce meglio, ma anche quelle in cui è più attirato, quelle che gli piacciono di più, quelle che lo incuriosiscono, l'idea di voler approfondire. Proprio perché però non sappiamo bene quale sarà il mercato del lavoro fra 5-6 anni, uno deve essere, insisto, flessibile, deve essere pronto un po' a riciclarsi, pronto a reinventarsi, come per usare una parola usata da Ingeniero Mocerino prima, non partire con un'idea troppo rigida, perché allora questo può essere perdente. Andrea, tu forse puoi aggiungere qualcosa? Anche Francesca, forse? Io no, perché sì, le diciamo spesso, giusto per dire che il 9 marzo faremo un incontro sempre su questo canale, poi lo pubblicizzeremo anche un po' ad ampio spettro, un ulteriore incontro di orientamento. E, dunque, questa... allora, prima forse Francesca vuoi aggiungere qualcosa? Solo un commento tranquillizzante. Quello che noi vediamo nei nostri studenti è che fanno sicuramente fatica nella scelta, ma quando iniziano poi il loro percorso di studio, il percorso di studio aiuta in modo accogliente, quindi di solito le persone si ritagliano all'interno del loro corso di studio un percorso che a loro piace. Quindi c'è tempo anche poi all'interno del corso di studio per indirizzare in maniera più chiara e seguire in maniera più chiara i propri interessi. Quindi sdrammatizzerei un po' con la scelta iniziale, diciamo. Poi ci si adatta e ci si fa parte del corso di studio e lo si apprezza anche. Grazie Francesca. E chiuderei con una domanda sempre per il liceo matematico, dato che un ragazzo chiede, Lorenzo Bruschi: noi studenti del liceo matematico avremmo dei crediti iscrivendoci alle facoltà e alle università di cui state parlando? Dunque, caro Lorenzo, mi dispiace deluderti. Allora, no, a Sapienza ti riconosciamo 3 crediti. 3 crediti su 60 ogni anno è molto poco, parliamoci chiaro. Non è una presa in giro, ma 3 crediti sono pochi. D'altra parte non ti faremmo un piacere se riconoscessimo un numero maggiore, se ti dicessimo non fare un corso, perché ti troveresti poi spiazzato nei corsi successivi. Quello che ci aspettiamo dagli studenti che escono nel liceo matematico è che abbiano un'impostazione di studio, di lavoro, di abitudine, di pensiero critico e così via, che gli permetta poi di svolgere meglio il loro percorso universitario. Non c'è uno sconto, sì, se non quei 3 crediti, che però sono, parliamoci chiaro, sono molto pochi. È soprattutto un discorso di competenze, di abitudine al lavoro, che dovrebbe permetterti un percorso universitario più tranquillo. Grazie professore, mi sembra non vedo altre domande. Se posso intervenire, giusto per dare un incoraggiamento ai ragazzi e dire anche a supporto dell'osservazione molto importante del professore Bernardi, nel senso che le conoscenze continueranno, lo studio continuerà e l'approfondimento e l'aggiornamento sarà sempre più richiesto anche dopo la laurea. E non ci si fermerà sicuramente non ci si fermerà alle conoscenze acquisite durante il percorso di laurea. È chiaro che il criterio guida per la scelta è ovviamente intraprendere il percorso che piace di più, sapendo bene però che non tutte le materie che si faranno all'università saranno esattamente in linea con quelle che effettivamente
si apprezzeranno perché ci si sentirà più portati per quelle, ma la prova per se stessi sarà portarle a compimento, sarà iniziare un progetto e finirlo. Anche quello è un elemento di professionalità che il mondo del lavoro poi chiederà al futuro laureato, ed è una prova il fatto di avere completato in un certo tempo quello stabilito dal percorso di laurea. Anche quello sarà una prova dell'inizio e conclusione di un progetto. La sfida dell'università e la sfida dell'università italiana e dell'università del futuro, soprattutto nel raccordo con aziende come quella rappresentata da Net Group quest'oggi, è proprio quella di essere anch'essa duttile, flessibile, di immaginare anche nuovi percorsi, nuovi metodi, magari per moduli, di ripensare anche ai propri spazi universitari, ai tempi di apprendimento dello studente. Quindi io davvero sono molto fiduciosa, e ovviamente tutti gli attori, quali quelli presenti quest'oggi, sono in campo per queste sfide. Scusate, una domanda forse la rivolgo all'ingegner Mocerino, cioè Edoardo Cisbani, che chiede, sono molto tecniche, quindi, però, perché ingegneria informatica è considerata migliore di informatica anche in ambito software? Un informatico non dovrebbe avere più esperienza pratica e quindi spendibile? Allora, io mi permetto di porre la domanda, ma per quanto mi riguarda, che io sappia, insomma, non è detto. Non è così. È una, come dire, è una visione romantica dell'ingegnere informatico, che insomma, della sua duttilità sull'informatica. Quindi, adesso esistono delle iperspecializzazioni, e quindi su queste bisogna lavorare con competenze trasversali. Quindi oggi il talento deve essere un soggetto eclettico. Non esistono più rendite di posizioni professionali, non esiste più il principio in cui sono ingegnere e quindi devo lavorare. Non è così. Bisogna avere un approccio mentale al mondo del lavoro, bisogna in qualche modo avere una lungimiranza rispetto, come dire, al proprio mestiere, alla propria professione, perseguirlo, andare fortemente, come dire, e soprattutto non perdere terreno. Quindi il concetto dell'aggiornamento è quotidiano, il raggiungimento dell'obiettivo è avere l'informazione. Perfetto, grazie. E mi sembra che possiamo anche chiudere qui alle 5 in punto, per l'orario che ci eravamo prefissati, e nonostante anche abbiamo avuto molte domande. E quindi, Claudio, vuoi fare tu, professor Bernardi, saluti finali? No, non li faccio io, se io ringrazio tutti gli oratori che ci hanno esposto vari punti di vista, anche diversi, spero utili. Faremo un altro incontro, come anticipato, il 9 marzo, ma manderò tutti gli avvisi. Lascio all'ingegnere Mocerino la conclusione di questo pomeriggio. Beh, la conclusione parte da un ringraziamento io ho conosciuto il professor Bernardi, ho letto un suo articolo sulla stampa, e da questo articolo emerge una forte passione. Ecco, rispondendo anche alla domanda del precedente, qual è l'elemento abilitante? La passione. Qualunque mestiere tu faccia, qualunque ambito di lavoro, in qualche modo, dico, mettici passione, cerca in qualche modo di alimentarla. Questa fiaccola della passione va alimentata, e soprattutto in qualche modo rappresenta noi stessi, no? Insomma, io dico, attenzione, il matematico è una figura appassionata. Il professor Bernardi, che ho avuto l'onore di conoscere, insomma, è una di quelle persone appassionate. Mi veniva un aneddoto che ho letto un po' di tempo fa, che riguardava appunto un matematico. Bene, un aneddoto che, diciamo, è in qualche modo, induce una riflessione rispetto alle professioni, rispetto a come
la valenza di tutte le professioni devono essere rispettate, devono essere valorizzate. In cui c'era appunto questo matematico che chiese a un barcaiolo di portarlo dall'altra parte di un grosso lago. Nell'attraversamento, per dialogare, il professore chiese al barcaiolo se conoscesse la matematica. Il barcaiolo, un po' in difficoltà, arrossì e disse appunto che non era mai andato a scuola. Il professore rispose: peccato, metà della tua vita è andata perduta. Più o meno mentre stavano appunto attraversando questo lago, stavano più o meno a metà strada, si scatenò un furioso temporale, quindi insomma che in qualche modo rovesciò la barca su cui trasportava il professore il barcaiolo. Il barcaiolo, preoccupato del professore, gli chiese se sapesse nuotare e lui disse no. E il barcaiolo rispose: peccato, tutta la tua vita è perduta. Quindi questo aneddoto, per dire, la conoscenza, la competenza, ma il mestiere, questa antica definizione di mestiere, è un qualcosa che va rispettato sempre e va allo stesso tempo in qualche modo considerato come quell'elemento straordinario che abilita lo sviluppo dell'essere umano e della società. E la matematica rappresenta un elemento abilitante, a parte il povero professore che ha negato nel lago perché non sapeva nuotare. Grazie ancora della disponibilità e dell'opportunità. Perfetto, arrivederci. Grazie, saluti a tutti. Arrivederci. Arrivederci a tutti, grazie, buonasera. Grazie, arrivederci. Thank you so much.